Ciao a tutti, nuova puntata, diciamo così, dei video relativi allo shop. Oggi parliamo di un prodotto, anzi di due prodotti, di un, di un materiale, diciamo così, che ho aspettato un po' a mettere sullo shop perché in realtà non sapevo se sarebbe piaciuto o meno. Poi però mi sono detta, ma sì, senti, hai messo le collane con le erbe, perché non mettere le collane con le pietre? Allora, iniziamo dicendo che ho un pezzo unico da mostrarvi e uno da diciamo da uno che non è un pezzo unico, diciamo così, un pezzo unico e un pezzo normale. Allora, partiamo dal pezzo unico. Io adesso vi faccio vedere la mia e poi voi vi andate a vedere l'altra sullo shop che sarà un po' diversa. Allora, è una collana con la pietra. La mia, cioè quella che rimane a me, io sta telecamera ci dico. Quella che rimane a me è questa. Allora, la pietra, nel mio caso, è questa fetta di agata rosa. Mentre sullo shop è un'altra fetta di agata rosa. Vi arriva nel sacchetto di organza rosa. La collana è fatta con questi tre fili, non so se si vede, c'è un rosa chiaro, un fucsia e un rosa scuro. La lunghezza è questa qua. Vi faccio vedere la mia perché l'altra è già bella che impacchettata. Non ci voglio tirare fuori. Solo per quello. Però le foto su Etsy sono di quella là. Allora, la lunghezza è questa, quindi non ci dovrebbero essere problemi. La differenza della collana con quella là è che questa non ha biglie rosa, mentre quella là ha dei nodi e delle biglie rosa. Due biglie rosa. Vi arriva nel sacchetto di organza rosa. Ho deciso di fare l'agata rosa per un motivo molto semplice. Questa appunto è la lunghezza, vi arriva più o meno qua. Se siete donne sotto seno, se siete uomini a metà torace, sullo stomaco praticamente. Allora, perché ho scelto l'agata rosa? In realtà subito volevo prendere l'agata blu. Poi ho deciso per l'agata rosa, perché l'agata rosa è una pietra che in realtà bramavo anch'io da un po' di tempo, perché è un potente amuleto protettivo, oltre ad altre proprietà che sappiamo tutti, cioè che sappiamo, che poi vi verranno elencate nella descrizione sullo shop di Etsy e nella pergamenina che riceverete quando vi arriverà anche la, come si chiama? La collana. L'agata rosa è un forte amuleto protettivo, un potente amuleto protettivo e visto l'interesse per l'ampolla per la protezione, ho detto, ma sì, mettiamo anche una pietra per la protezione, perché se c'è così tanto interesse per le cose protettive, evidentemente c'è proprio bisogno di amuleti protettivi e allora ho scelto di prendere l'agata rosa. Per l'agata rosa c'è un solo pezzo, quindi chi si aggiudica quello bene, chi non si aggiudica quello mi deve scrivere ed eventualmente io comprerò altre pietre perché capite che io le fette di agata non le partorisco e non le posso neanche trovare in giro facilmente, le devo comprare. Mi si è incastrata nella coda. Ok, quindi questa è la lunghezza, questa non ci sono problemi, vi entra la testa sicuramente. Perché questa è la lunghezza, mi pare che sia più che adeguata. Poi, essendo una pietra grossa, sta bene qua a metà torace o comunque sotto seno. L'altro prodotto, che anche quelli sono già belli che impacchettati, e quindi non li tiro fuori perché ho paura di rovinarli ulteriormente e non voglio, è invece un prodotto di una pietra che mi è stata consigliata dal totem che si è mostrato per lavorare proprio con in relazione allo shop. Allora io vi faccio vedere la mia come al solito e poi su Etsy trovate tutte le altre. Allora la pietra in questione è il quarzo bianco, conosciuto anche come quarzo neve o quarzo latte, che ha innumerevoli proprietà e il quarzo bianco, al contrario dell'agata e delle altre pietre, per me è molto facile da trovare perché è dietro questa montagna qua, era una cava di quarzo, in particolar modo proprio di quarzo bianco, quindi qui è quarzo bianco ovunque, o quarzo neve o quarzo latte. Quindi io sono andata in giro, mi sono scelta tutti i quarzi, li ho puliti, li ho tolto tutte le cosette e poi ho fatto delle gabbiette. Con una tecnica che non è assolutamente stata inventata da me, ci mancherebbe ancora, ho fatto delle gabbiette, alcune con fili di lana, altre con fili di cotone e ho creato delle collane. Sono tutti di colori diversi, sono 7 esemplari di colori diversi. La mia è verde, la faccio vedere. La lunghezza è anche sempre la stessa, è più o meno. Ok, questa è la mia, arriva sempre qua.
E la mia è verde. Invece sullo shop, perché mi serviva proprio il colore verde in combinazione col quarzo bianco. Invece sullo shop trovate i colori bianco, giallo, rosa chiaro, rosa aranciato, fucsia aranciato, arancione, viola, e blu. Li ho detti tutti. Aspettate, allora, bianco, ripeto, bianco, giallo, rosa chiaro, rosa tenue, rosa aranciato, arancione, viola, blu. Sì, dovrei averli detti tutti. comunque ci sono tutte le cose. Tenete conto, è ovvio che le pietre cambiano, cambia la grandezza della pietra, cambia il colore della pietra, perché è vero, sono bianche, ma ogni tanto ci sono delle venature di altri colori. E questo è dovuto al fatto che ovviamente sono pietre naturali, non lavorate, grezze. Quindi durante la formazione della pietra si sono infilati, io non so se vedete, ma tipo qui è più sul giallognolo, qui c'è una striscia marroncina, qui anche c'è una striscia marrone però è coperta dal filo, perché sono pietre grezze, sono pietre non lavorate, grezze, trovate in natura e quindi nel momento in cui si forma la roccia vengono inglomerati. Altri materiali che conferiscono altri tipi di altri colori. E questa appunto è la mia. Voi trovate le altre, ripeto, alcune sono in lana, altre sono in cotone, alcune hanno delle particolarità, quindi la nappa un po' più lunga, la nappa un po' più corta, delle treccine, dei nodi, due nodi che vanno portati qui ai lati, insomma, c'è un po' di cosette. Le riceverete tutte nel sacchetto di organza del colore del filo, quindi se prendete il quarzo col filo viola vi arriva nel sacchetto viola, se prendete il quarzo col filo arancio vi arriva nel sacchetto arancio, eccetera, eccetera. Il solito biglietto di ringraziamento che trovate sempre, e poi come nell'agata rosa vi arriva tutta la sfilza all'interno di una pergamena, tutta la sfilza delle proprietà del quarzo bianco o quarzo neve o quarzo latte. Il colore che scegliete, c'è scritto anche nella descrizione su Etsy, potenzia determinate capacità del quarzo. Quindi se prendete ad esempio il colore blu, aumenta le proprietà mediche rispetto a quelle magiche. Se prendete il colore viola, aumenta la pratica della divinazione e della meditazione e così via. Detto questo, spero che andate a vedere, spero che compriate queste bellissime e coloratissime collanine che ho fatto con tanto amore, di cui sono veramente fiera, perché sono venute molto meglio rispetto a quello che mi aspettavo. Ah, ecco un'altra cosa. Se per caso vedeste, per esempio, se per caso vedeste degli spazi vuoti e aveste paura che non dovrebbe reggere, secondo voi la cosa è che potrebbe scappare, o vedete che la pietra si muove un po' troppo quando la portate al collo, potete prendere degli altri fili, annodarli, i nodi e creare, questo è il cane che abbaia, e creare delle ulteriori maglie che tengano ferma la pietra se avete paura di perderla. Detto questo, vi lascio un bacione, spero che andiate a vedere e che compriate queste. E che palle! Uffa! Andiamo veloce. Spero che compriate queste collane molto carine e molto colorate. Vi lascio un bacione, il cane che abbaia, che palle! Argo, piantala! Vi lascio un bacione, niente, non ce la possiamo fare e vi auguro buonissima giornata. Ciao!